lo vediamo al cinema, lo vediamo in televisione in compagnia di Elettra Miura Lamborghini. E questa sera lo vediamo al Premio Beatrice. Certo, grande emozione perché sono qui con i grandi musicisti, i grandi maestri, Gavandelli, Chistichi, insomma, stare dietro il camerino con loro è bellissimo perché poi loro sono forti, sono grandi, quindi mi sono sentito bene, mi sono sentito a casa, mi hanno insegnato tante cose e la serata è stata grande, è stata molto... È stata una serata molto emozionante e quindi per me ho fatto anche fatica, perché far ridere dopo tutte queste situazioni, dopo che ha parlato la mamma di Nadia. Mi ricordo poi va verso Bruno e quindi mi sono un po' commosso e quindi dovevo concentrarmi, fare questa concentrazione. Però comunque noi siamo portatori d'allegria. Siamo il riso come dice Cibotto fa buon sangue e poi comunque il riso è un'antica ricetta medica, no? Quindi io sono un dottore del sorriso. E con noi la mitica numero uno, che bello vederla tutti gli anni, lei che si presta sempre alla solidarietà, Deborah Jurato. Ciao Deborah. Grazie, ciao a tutti. Sono veramente felice di stare qua insieme a voi per il secondo anno. Poi è bello, insomma, regalare anche attraverso la musica un po' di solidarietà, un po' di amore, di leggerezza. Siamo con colei che è stata un po' la dea della fortuna, la benefattrice di questa sera, una nota influencer, con noi Giorgia Carniti. Ciao Giorgia. Ciao Andrea. Una bella serata di solidarietà. È la prima volta che tu partecipi al Premio Beatrice. Come ti è sembrato questa sera? Ma devo dire che una serata bellissima, hanno saputo sfruttare a pieno la tematica e parlarne molto molto bene. E non appena mi hanno parlato di questo evento mi ha toccato il cuore perché io ho perso mia nonna per un tumore. Un raro tumore alla cornea, perciò ho detto no, dovevo presenziare per forza. La ciliegina sulla torta di questa sera, un premio Beatrice che di anno a anno cresce sempre di più. Devo dire, caro Rino, un messaggio che sta diventando, secondo me, si sta ampliando sempre di più, perché è nato con il sorriso di Beatrice, però stai parlando di molte tematiche. No? Malattie rare, tante cose. Guarda, io ti ringrazio intanto di essere presente come ogni anno. È vero, io quest'anno credo, ne parlavo prima con i miei collaboratori, dal punto di vista qualitativo ed emozionale secondo me è stata la più bella edizione, veramente la più bella edizione. Abbiamo vissuto dei momenti da brividi, ma senza voler scendere nella retorica. E poi è vero che quest'anno come format è stato ancora più completo perché l'intervento di Stefano Buttafuoco con il discorso delle malattie rare, la toffa, la cassa sollievo della sofferenza, tutti e poi Massimiliano Secchi, secondo me è stata una vera lezione di vita, quindi soddisfatto, non posso che essere soddisfatto e sperare che ogni anno, grazie anche al supporto di tutti voi, perché poi questa è una grande famiglia dove ognuno di noi, compresi voi, le altre radio, i collaboratori volontari, ognuno ci mette del suo e quando ognuno ci mette del suo tutto diventa più bello e più forte soprattutto. Abbiamo aspettato tanto, ma alla fine finalmente ce l'abbiamo fatta, perché bisogna sempre resistere nella vita. È lui o non è lui? Peggio, poteva andare peggio, sono tornato. Popolo di Striscia! Popolo del Ristori! Luca, è il secondo anno? Sì, secondo anno da presentatore e prima da premiato e devo dire sono molto contento. È stata una serata di un'intensità impressionante, storie incredibili che si sono manifestate nella loro drammaticità con tante persone che però hanno avuto la bravura di trarre dalla drammaticità di malattie, di patologie, di situazioni terribili la grande forza per far partire un processo di sostegno sociale incredibile. Dal Teatro Ristori è tutto, Andrea Evans, Luca Abete per TG Evans.